progetto è nato da noi genitori e dagli amici di Mattia, che per il brutto ricordo che hanno avuto per il momento abbiamo unito le nostre forze e pensato di voler dare un senso a una cosa che di per sé il senso non avrebbe. E quindi siamo stati tutti insieme, abbiamo creato inizialmente senza sapere dove arrivare questo primo video, poi è stato realizzato un book e un secondo video, con l'intento di far riflettere tutti su quanto sia importante e determinante la sicurezza stradale nella nostra vita. Quindi cerchiamo di diffondere Il questo senso messaggio di fondamentale attenzione. è che non è un incidente. Quando succede una cosa del genere, un incidente vuol dire una cosa che si poteva forse, cioè, non pensare che succedesse. Succede se vai a 90 all'ora in una strada che prevede 30 all'ora, una strada in prossimità di una scuola, una strada che viene presa come dalla maggior parte dei cittadini dell'Infernetto come una pista di Vallelunga. Questo non è, ma tutte le strade di Roma sono così. Abbiamo letto infatti una ventina di ragazzi, alcuni morti negli anni passati, ma molti sono morti in questo periodo e ce ne sono tantissimi tutti i giorni che muoiono cercando di attraversare una strada. Siamo arrivati al paradosso. Le strisce sono un messaggio di pericolo, perché se cerchi di attraversare rimani ucciso. Questo è il nostro messaggio, principalmente è rivolto a tutti i cittadini. Ormai siamo distratti, viviamo solo sul telefonino, tutti guidano avendo il telefonino in mano. Queste persone che fanno questo non sono zebra, spero che non siano venute qua, perché sinceramente se le incontro per strada le insulto. Essere zebra vuol dire rispettare Rispetto. l'altro, quando si è alla guida le due mani vanno tutte e due sul volante, chi non lo fa non è zebra, non rispetta Mattia e tutte le persone che muoiono tutti i giorni. Però a questi signori ricordo questo, che succede e succede a tutti, e quindi di fare attenzione.